Salve a tutti signori, quest'oggi imparerete qualcosa. Voi siete abituati al vostro Amazon, dove alla minima rogna contattate l'assistenza con la bellissima chat, oppure li chiamate o gli mandate una mail, ma è una noia perché ci mettete un anno, e gli scrivete: ho questo problema. E voi, ancora prima di scrivere la parola problema, quelli lì l'hanno già risolto. Non questi due stronzi. Però se siete uno che compra dai cinesi, ovvero da siti cinesi, per esempio Gearbest, eBayGo, Banggood o chissà quanti mille altri su cui ho comprato, sapete benissimo che l'assistenza post vendita fa piangere, e con piangere intendo che vi dà più problemi che soluzioni solitamente, e si preferisce non averci a che fare in alcun modo. E oggi ve ne do un ulteriore esempio. Ho comprato due giorni fa la mia prima attrezzatura per droni FPV, per cominciare a volare col drone FPV. Probabilmente vedrete degli aggiornamenti su Instagram quando comincerà ad arrivare qualcosa. È un nuovo hobby che mi sono dato dopo quello del videomaking, che tra l'altro costa anche leggermente meno. Sono andato su Banggood, dove hanno i migliori prezzi per questo tipo di attrezzatura. Ho comprato tutto il mio kit per fare il drone, per poterlo pilotare, gli occhiali, eccetera. Poi cos'è successo? Io, per motivo X, che detto francamente è uno youtuber che se ne esce all'ultimo momento col dire che c'è un modello molto migliore di quello, e vabbè, questa è sfiga, ho dovuto annullare l'ordine. Allora ho detto: vediamo se si può fare, non è che arrivo con chissà che pretese. Vado nella chat di Banggood, che non mi aspettavo sinceramente che avessero una live chat, invece è molto efficiente, molto veloce, ti rispondo in inglese perfetto, quindi da questo punto di vista va bene, e gli chiedo se è possibile annullare l'ordine. E vi faccio notare che l'ordine ieri sera, perché è successo ieri sera, non stiamo parlando del 200 anni fa, era ancora da spedire, addirittura non era ancora arrivato il pagamento, e proprio per questo mi dice l'operatore, che lì aveva un nome falso tipo Martin, con una faccetta lì da occidentale, quando palesemente avevo a che fare con questi personaggi qua, mi dice che sure, lo puoi cancellare, però deve prima arrivarci il pagamento. Vabbè, io il pagamento l'avevo fatto tramite Google Pay, così mi davano $5 indietro, ho usato proprio tutti i coupon, tutti i punti, tutto il possibile per pagare meno, e quindi anche quello. E vabbè, allora ho detto aspettiamo, tanto l'ha detto lui, arriva un'email o una notifica dell'app dove ho tutto abilitato, quindi mi arriva tutta la merda di spam, mi arriverà anche quello. Errato. Oltre al fatto che era piena notte, non è arrivato nulla. Quindi che cosa è successo? In 3 minuti da pagamento arrivato è passato a processing, cioè lo stanno processando in 3 minuti. Vi faccio notare che solo per entrare in quella chat lì servono 4-5 minuti di coda, siccome parti quasi ventesimo. Dunque, io come potevo umanamente riuscire a interrompere l'ordine in quel frangente di tempo? Era impossibile, non si può annullare l'ordine. Quindi mi ha contato una balla. Io già mi immaginavo che fosse praticamente impossibile con i cinesi annullare l'ordine, nonostante non sia stato spedito. E anche al momento in cui faccio il video, non è ancora stato spedito. Eppure, una certa Alexandra vuole a tutti i costi spedirlo, o non è lei che lo vuole, sarà la politica aziendale. Fatto sta che adesso deve partire, ma non c'è modo di cancellarlo. L'unico modo che ho è rifiutare il pacchetto quando arriva qui. Come sapete bene, le poste non chiedono nulla, non chiedono firme, lo mettono lì, magari se è un pacco un po' più grosso suonano, ed è questa la mia paura, perché io devo rifiutarmi di fare la firma, così il pacco torna indietro e se ne torna in Cina, dove poi loro mi faranno rimborso. Questo però succede se io rifiuto il pacco, perché se non lo rifiuto non c'è più modo di darglielo indietro. Ovviamente questi qua te lo paghi tu, giustamente te lo paghi tu. Lì a quel punto mi tengo il drone e tanti saluti. Tra l'altro l'hanno diviso in 2 pacchetti, anzi 3 pacchetti, quindi di cui uno in realtà mi serve. Io devo avere il shipping code, che la maggior parte delle volte non funziona, e non so neanche sicuro che parta con GLS dalla Cina, perché poi sapete che cambia corriere quando arriva in Italia a volte. Soprattutto quando passa a Poste Italiane, e non saprei cosa dirgli. Voglio dire, devo chiamare e dirgli: io lo respingo, e spero che non ci sia nessun costo da parte mia e che i cinesi si rendano conto che io gli ho ridato indietro il pacco, così che possa essere rimborsato. Io comunque gli avviserò, se lo rifiuto gli avviserò altre 100 volte, a me non frega niente se gli faccio perdere tempo, se lo sanno già, io gli avviso.
perché anche in questo caso li ho avvisati. Hai visto che la politica aziendale è quella che gli ordini non si cancellano, e faceva prima a dirmelo subito perché è fisicamente impossibile riuscire a cancellarne uno. Soprattutto perché l'aggiornamento da pagamento a processato è, secondo me, avvenuto anche nello stesso momento con orari scritti a caso. Se vi aspettate una post vendita decente, pagate il prezzo di Amazon, perché poi capita questo. E siccome non sono pochi soldi che ci ho messo lì, sono quasi 300 euro, è una rottura di balle pazzesca. Comunque, io ne ho dette abbastanza ai miei amici, vi dirò come va a finire.